Passiamo all'interrogazione numero 3-16-85 dei deputati Molinari ed altri concernente iniziative urgenti volte a contenere i flussi migratori illegali verso l'Italia, in particolare al fine di prevenire ulteriori contagi e di tutelare il diritto alla salute dei cittadini italiani. Il deputato Tonelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego. Grazie mille Presidente. Signor Ministro, nel corso di questi mesi, a causa dell'emergenza epidemiologica del Covid, il Governo ha chiesto ai cittadini enormi sacrifici e rinunce, anche in termini di restrizione dei più fondamentali diritti della persona, ai quali gli italiani si sono prontamente e diligentemente attenuti per contenere il contagio e consentire la ripresa del Paese nel più breve tempo possibile. In contrapposizione, per converso, a tale richiesta si pone la condotta del Governo con riguardo alla gestione dei flussi migratori, consentendo nello stesso periodo, in deroga anche alla vigente normativa in materia, l'ingresso indiscriminato sul territorio nazionale di migliaia di immigrati clandestini. L'oggettiva mancanza di una strategia di controllo dei flussi migratori, stante l'emergenza sanitaria in corso, a parere degli interroganti, sta esponendo scientemente, con coscienza e volontà a gravissimo rischio, la salute e la sicurezza, oltre che vanificare i sacrifici finora fatti dai cittadini italiani. Emergenza, dall'altro, consentire l'arrivo indiscriminato da paesi di cui l'emergenza epidemiologica del Covid è ancora nella fase acuta e oramai completamente fuori controllo. Se e quali urgenti provvedimenti il Ministro intende assumere per frenare i flussi migratori illegali in continuamento verso il nostro Paese, al fine di tutelare il diritto inviolabile della salute e l'interesse della collettività, prescritto dalla nostra Carta Costituzionale, e garantire al contempo le dovute misure precauzionali per evitare una nuova ondata di contagi. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Gli onorevoli interroganti pongono il tema degli sbarchi avvenuti nel corso di questi mesi caratterizzati dall'emergenza Covid-19. Desidero innanzitutto assicurare che massima e costante è l'attenzione rivolta alla tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini, soprattutto in quelle regioni che in questo momento sono maggiormente esposte agli sbarchi. Gli stranieri vengono sottoposti al momento dell'arrivo ai necessari accertamenti sanitari e alle misure di quarantena al fine di prevenire il rischio di contagio. Con particolare riferimento a Lampedusa, che per la sua posizione geografica risulta più esposta, sono stati eseguiti dall'11 luglio, in collaborazione con la Regione Sicilia, 1487 test serologici. In caso di esito positivo, viene effettuato il tampone, come previsto dall'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia numero 28 del 14 luglio 2020. In prospettiva si sta lavorando sempre in collaborazione con la Regione Siciliana per assicurare i tamponi a tutti gli stranieri sbarcati. Analoga procedura verrà adottata anche per coloro che arrivano in altre regioni, in modo da garantire la massima sicurezza per le comunità. Segnalo inoltre che sono in corso le procedure per individuare almeno due navi da destinare all'applicazione della misura della quarantena. Ad oggi i migranti positivi risultano essere 163. In ogni caso, per tutti i migranti risultati positivi sono state disposte le prescritte misure di isolamento sanitario d'intesa con le autorità sanitarie dei luoghi. Nelle località dove viene effettuata la quarantena sono assicurate altresì le necessarie misure di vigilanza, garantite anche attraverso l'impiego di militari dell'esercito e di unità di rinforzo delle forze di polizia. I controlli messi in atto hanno anche l'obiettivo di neutralizzare i tentativi di fuga, nella maggior parte dei casi tempestivamente rintracciati, in modo da assicurare l'effettività del periodo di quarantena. Per far fronte alle emergenze sanitarie, i prefetti sono stati costantemente sollecitati ad adottare ogni iniziativa utile al fine del contenimento della diffusione del virus nei centri, nonché a mantenere con le amministrazioni interessate uno stretto raccordo allo scopo di individuare le soluzioni più idonee a prevenire disagi per le comunità locali. Più in generale, per la gestione del fenomeno migratorio, ritengo necessario portare avanti con impegno e decisione un approccio globale che richieda, da un lato, un dialogo con i paesi di transito e di provenienza dei migranti e, dall'altro, la ricerca di strategie condivise a livello europeo. Il governo sta lavorando in tal senso e in questa direzione la scorsa settimana ho
si è svolta a Trieste una videoconferenza condivisa dalla Commissione europea e dalla presidenza di turno tedesca, che ha messo per la prima volta intorno a un tavolo, oltre che Spagna, Germania, Francia e Malta, i rappresentanti di Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania. Sempre in quest'ottica si colloca la mia missione in Libia di giovedì scorso, mentre la prossima settimana sarò in Tunisia per incontrare il Presidente della Repubblica e il Ministro dell'Interno. Sono inoltre in costante contatto a livello europeo con gli omologhi ministri e tra pochi giorni avrò un incontro con il neo ministro dell'interno francese. L'obiettivo di questa strategia a più livelli è quello di costruire un consenso per una maggiore solidarietà all'interno dell'Unione Europea, ma anche di sviluppare una partnership concreta con i paesi africani, fondata sulla fiducia reciproca che consenta di prevenire i flussi e accelerare i rimpatri. Interrogazione numero 3-1676 del deputato Planger, concernente iniziative interpretative volte a chiarire gli effetti della disposizione del decreto legge cosiddetto Cura Italia in materia di proroga di validità di certificati, attestati e permessi, con particolare riferimento al permesso di caccia e alla relativa tassa di concessione. Il deputato Planger ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente, signor Ministro. Il decreto legge Cura Italia ha prorogato fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i permessi come le licenze di porto d'arma per uso di caccia o sportivo con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Quindi, considerando che ad oggi la cessazione dello stato di emergenza è fissata al 31 luglio 2020, si evince che la validità di tutti i porti d'arma con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 è prorogato fino alla fine di ottobre. Il Ministro non ha ancora chiarito se rimarrà valido solo il permesso di caccia o se il versamento della tassa concessione relativa al medesimo permesso di caccia sarà differito fino al 29 ottobre 2020. È necessario chiarire se la norma citata in precedenza si intende riferita sia alla proroga della validità del permesso di caccia sia alla proroga della tassa di concessione. Infatti, il mancato versamento della tassa di concessione comporterebbe l'applicazione di una sanzione amministrativa. Se non sia necessario chiarire da parte del Ministro dell'Interno se la norma introdotta dal decreto legge cosiddetto Cura Italia prevede esclusivamente la proroga di validità del permesso di caccia o se la medesima norma ricomprenda anche la proroga della tassa di concessione relativa ai permessi di caccia. Grazie. Grazie. La Ministra dell'Interno Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. L'onorevole Planger richiama l'attenzione del Governo sulle disposizioni introdotte dal decreto legge Cura Italia, con particolare riferimento alla proroga delle licenze di porto d'armi per uso di caccia sportivo con scadenza 31 gennaio e il 31 luglio 2020. Con circolari del 13 maggio scorso, il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire i necessari chiarimenti sulle disposizioni di proroga degli atti amministrativi di cui all'articolo 103 del Decreto Legge 18 del 2020. Nella predetta circolare si precisa che la validità di tutte le tipologie di licenza di porto d'armi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 è prorogata di 90 giorni a decorrere dalla data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza attualmente fissata al 31 luglio 2020. Posso pertanto assicurare che la validità dei permessi di caccia è stata differita al 29 ottobre del corrente anno. L'11 giugno 2020 è stata emanata un'altra circolare per definire le questioni applicative della disciplina di cui al già citato articolo 103, nonché per definire le prassi operative specificamente riferite al rilascio o rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso venatorio. Viene previsto che in sede di presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni di porto d'arma, i titoli ancora in corso di validità, compresi quelli prorogati ai sensi dell'articolo 103, debbano essere lasciati nella disponibilità del titolare fino alla scadenza e comunque fino al rilascio del provvedimento di rinnovo. Assicuro inoltre che al fine di evitare un congestionamento dell'attività amministrativa, gli uffici competenti sono stati sensibilizzati ad adottare piani di lavoro per la celere conclusione delle
le diverse procedure sospese a causa del Covid-19. Per quanto riguarda infine il versamento della tassa di concessione correlata ai permessi di caccia, il competente Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che sulla base di quanto disposto dal DPR numero 641, la tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza vengono di nuovo posti in essere. Nel caso in esame, non essendo i permessi di caccia giunti a scadenza, si ritiene che la suddetta disposizione ricomprenda anche la proroga della tassa di concessione relativa ai permessi di caccia.